Cari ragazzi, un piccolo filmato come conclusione di questo anno. Una storiella, una vedova con tre bimbe. Ogni giorno faticando lavorava e dava da mangiare a queste tre bimbe, vendeva i lavori che cuciva. Un giorno andò a vendere tutti i lavori che aveva, ma nessuno la pagò. Senza soldi stava tornando a casa, ma come fare a dare da mangiare alle sue bimbe? Allora passò davanti alla Madonna. E pregando la Madonna si mise a tremare, lasciò scendere una sua scarpetta d'oro. Lei la prese, andò dall'orefice e puntualmente l'orefice la denunciò sapendo dove arrivava quella scarpetta. Fu condannata, ma prima di essere condannata chiese una seconda grazia di andare ancora una volta davanti alla Madonna. E mentre era lì, la Madonna di nuovo tremò e le lanciò la seconda scarpetta. Allora la gente capì e la lasciò andare. Oggi è la festa della nascita di San Pio da Pietrelcina, nato nel 1887. Lui questo lo fece veramente. Un giorno c'erano dei poveri che avevano fame, non sapeva più cosa dare, e allora prese l'oro che era intorno alla Madonna, lo vendette per mangiare ai poveri. Questa è la conclusione del nostro catechismo, non andate a rubare l'oro, assolutamente no. Siete voi oro. Il vostro amore è oro. Fate tanti gesti di carità, piccoli gesti di carità verso gli altri. Il catechismo ci vuole insegnare questo, ad amare, a donarci, ad aiutare chi è in difficoltà. Dio da noi vuole semplicemente questo. Allora tanti auguri a tutti, buona estate, ci rivedremo, buon cammino a tutti, buona giornata, grazie.